Ci siamo! Yeeey! Vedi, ci sei? Hi. Che bella! Microfoni? Oh oh oh, quando mi toccano i miei barattoli, sono sempre gli altri a chiuderli, non so chi. Mi li chiudete male e me li fate seccare fuori, invece dentro sono belli. Dai, ti metto il microfono. Oh, certo. Bellissimo. Mi sa che userò solo lui, però teniamo anche l'altro qua. Come va? How are you? Ma Sol, hai finito di fare vacanza? Fanno ancora vacanza nel Regno Unito? Penso di no. So we are asking for our English friends around the world if in England, you are still on holiday or if you came back to work, like us. Sei pronta per questa settimana intensa? Pronta. C'hai tacchi a spillo? No, quelli no. ma ce li ha? No, tacchi larghi? Neanche quello. Ho le scarpe, questi sono i miei tacchi larghi. Noi siamo così, al naturale. Allora, noi abbiamo una settimana molto importante perché da domani fino a domenica, domani e dopodomani saremo ad allestire. Da giovedì, venerdì, sabato, domenica saremo a Domi, che è una fiera molto importante per noi italiani. È una fiera dove si fanno un pochettino gli stili, la moda, un po' come il Salone del Mobile, però questa è una fiera inerente agli esperti del settore, quindi a chi ha negozi, chi ha il resto. Quindi se volete venire a trovarci in fiera a Domi, vedrete comunque Elisa all'opera con... la Fede che traduce per chi non è italiano, con Emma, con due moderatrici, perché viene anche la Patti e la Marti a aiutarmi. E quindi ci saremo noi per farvi conoscere il mondo del restyling a Domi. Ovviamente è una fiera riservata agli esperti del settore, cosa vuol dire? A chi ha negozi. Però ci potrebbe essere anche chi vorrebbe diventare rivenditore MG Paint, ovviamente Voodoo Band, Postchalk. In generale è aperto a chi ama il restyling, quindi se venite vedrete delle cose molto belle fatte anche con i prodotti Posh e Voodoo Band. So, as Elisa was saying, this week, starting from tomorrow, that she will be preparing the fair, Magic Paint and Elysium, we will be at Homey in Milan, which is a very important fair about furniture and restyling. And it will no, be no, più che altro furniture. Loro vendono, lo chiamano il salone degli stili di vita. Oh, ok. Quindi per dirvi che ci sono un pochettino le mode del momento, quello che va o quello che dovrebbe andare. Mm-hmm. So you will find what are actually the trending moments about furniture in particular. And so yes, we will be there. And also to know if there are some people who wants to become new retailers, both for Voodoo Band or Magic Paint. And so yes, we will be there, so you can actually come and say hi to us. Vi dirò di più, se siete dei rivenditori di pitture per il restyling, qualsiasi, ma non siete rivenditori di Magic Paint, non c'è nessun problema, perché sapete che noi siamo gli importatori italiani per Voodoo Band, quindi se in quella zona non ci sono rivenditori Voodoo Band o Postchalk, venite, perché noi siamo ben felici di discutere con voi per la possibilità di diventare rivenditori, perché comunque, essendo gli importatori, non abbiamo piacere che questo bellissimo brand sia ovunque, ok? Quindi non vi precludete la possibilità di essere rivenditori di un brand così buono solo perché avete un altro brand, non c'entra nulla, ok? So also if you are some resellers for some paint lines and you would like to become reseller for Voodoo Band, you can come to us and we can discuss about it since we are the importer here in Italy for Voodoo Band. Anche se si sa che Magic Paint è la migliore, ma lo sanno. Yes, even if you know that Magic Paint is best on the market, you know that. Anzi, passate che ci conosciamo e ci facciamo una bella bella chiacchierata, una bella bella brindata. Allora, oggi abbiamo un progetto un po' particolare, perché lei se l'è arrivata con una proposta, io ho detto, boh, va bene, ok, però avevo da fare in quel momento, non ho ben associato. Poi alla fine ho cambiato tutto, perché la vorrei fare il restyling che lei dice, ma usando i fregi in un altro modo. Quindi speriamo che venga come me lo aspetto. So, today we are, Elisa is doing this particular project, because actually I suggested something. But she actually changed it and she wants to use the molding in a different way. So right now we hope that it will come out very, very nice. Allora, avete presente quei begli specchi tutti lavorati, tutti antichi? Ecco, io lo voglio fare molto moderno, infatti utilizzerò il pepper blu come colore e lo associerò poi alla pasta che si chiama acqua patina primary. No, non è primary green, mi hanno invertito i tappi. Dimmi il nome, va? Che mi hanno invertito i tappi, mi hanno messo quello del primary green, ma non è questo. Quello si chiama... Dimmi il nome giusto.
Questa c'entri tu. Sì, sicuramente tu l'hai disordinata. Io? Sì, sì. Ma era già chiuso. No, no, è impossibile. Guardate che bello, ve lo faccio vedere un attimino nel vivo, perché lui... Ah, blu di Prussia. Prussian blu. Ve lo faccio vedere perché è uno dei miei blu preferiti. Guardatelo qua. Cioè, guardate quanto è bello. E steso su toni scuri, molto, molto elegante. Versatile, elegante... lei, sei riuscito, scusami, sono stato un po' veloce. No, è anche molto, diciamo, delicato, non è uno di quelli. Allora, per chi ama il gold, il silver molto forte, Porsche ne ha di tutti i tipi. Ma anche per chi ama il brillante, delicato, segreto, ce n'è. Non vi preoccupate, non è che se non amate l'esagerazione non dovete guardare queste dirette o usare questi prodotti, perché ce n'è per tutti i gusti. So today, as you can see, Lisa will use our Magic Paint Pepper Blue. And she will also use the Acqua Patina Blue Prussian. And as you can see, it's very elegant also to give a touch of elegance on the pepper blue, actually. Allora, parto colorando direttamente il fregio, perché io ho uno specchio. E sì, appiccicherò il fregio direttamente allo specchio. Lo asciugo velocemente poi con il mio fondotermico, che ho qua. E dopo averlo asciugato, procedo con la decorazione. E poi prima lo attacco, lo plasmo e poi lo decoro per ultimo. Come vedete, questo blu è molto pigmentato e copre tanto bene, guardate com'è veloce, e con una sola mano copro tutto. So as you can see right now, Elisa is starting by actually painting the molding before attaching it to the mirror, and she will then dry it a little bit with the heat gun, then she will put it on the mirror and then she will proceed with the decoration. Bello. As you can see, is very very much covering. Emma, cosa combini? Devo fare un po' di cose che non abbiamo fatto per Roby. Un po' di grafica. Poi di cose che sei dimenticata di fare o non abbiamo avuto tempo. Sì. E quindi. Chiamami che io sono qua. Ok, quindi non è scomparsa, è qua che lavoricchia. Perché se non lo sapete voi, ma io e Emma abbiamo due scrivanie, una ufficiale nell'ufficio, però quante volte mi hai visto questo mese nell'ufficio? Poco. Dicembre non ci sono mai entrata. Io e Emma lavoriamo sempre di qua. Glielo diciamo che probabilmente tra una settimana o due ci saranno delle belle sorprese, perché ci saranno tutti i tutorial e video Magic Paint tradotti direttamente in lingua. Ah sì, sì. Glielo diciamo? Glielo diciamo. Partiamo magari dei reel. Fabio non vuole dirlo. Dei video tradotti. Ah, mamma mia, mi ha fatto paura, ma guarda talmente male che ho detto stavolta mi picchia. No, perché mi sono proprio perso. Ah, lo diciamo che finalmente, forse fra una settimana o due, 10 giorni, potrebbero esserci i primi reel tradotti in lingua. Con la tua voce. Con la mia voce. Ho fatto una fatica a studiare inglese. Mamma mia, Federica non mi molla, la mia maestra, veramente, è stata una cosa eccezionale. Un po' americano, vero? Perché io ho l'accento giusto, yeah. E quindi mi sono veramente impegnata per darvi del materiale che voi possiate capire ancora più facilmente. So, yes, as Lisa was saying, maybe in a week or two there will be some news because actually the tutorial will be actually translated into English. So you will be able to hear Elisa talking in English. E questo secondo me farà molto la differenza, perché capirete ancora meglio molte tecniche, molti passaggi, non avrete più paura di riprodurre certe cose. And so yes, it will be very useful also for our foreign listeners. Also because it will be much more clearer and you will be able to understand and reproduce the techniques. Allora ragazzi, a parte gli scherzi, ora sto colorando questo fregio e voi mi direte: perché io devo andare a mettere un fregio su uno specchio del genere? Uno, non lo dovete per forza fare, ma se lo fate, per due motivi principali. È squadrato, moderno, da solo, non vi piace, non ha nessun fine. Due, avete una crepa su uno specchio. Sì, perché se per caso avete un bello specchio, per caso è crepato in un angolo o altro, il fregio viene in vostro soccorso. Vi potrà decorare alla perfezione. Qua, se vedete, ho il fregio rotto, non importa, l'avevo già messo da parte perché nell'arrivo dall'Inghilterra si era leggermente scheggiato, ma l'avevo messo da parte per i progetti che solitamente uso io, faccio io. Lo attaccherò direttamente poi al fregio, così, però qua. Ma quello che noi faremo oggi sarà ancora più bello, perché cercheremo di dare un supporto a questo specchio che non ha nulla, perché è uno specchio nudo, direttamente con il fregio. Perché il fregio, nel momento in cui si raffredda, diventa estremamente resistente
e noi daremo invece la scocca, la cornice, daremo un aiuto, un sostegno, una decorazione grazie al fregio. So, as Elsa was explaining, why should you apply or put a molding on a mirror? As you can see, this mirror is squared, very modern, and it doesn't have any frame. So today, she will use the moldings actually to hold the mirror. And also, she was saying that if you happen to have a cracked mirror, these moldings are perfect. You can cover it. Da YouTube ci chiedono due info sull'OMI, cioè subito. Se è riservato solo ai professionisti e poi in quale stand siamo. Allora, non è riservato solo ai professionisti, però chiaro è che ci sono delle aziende che espongono per la vendita in negozio, quindi non potreste comunque acquistare. Molte persone, tipo architetti, ingegneri o comunque altre persone che sono comunque facenti parte del settore dell'arredamento, restyling, ristrutturazioni, ci vengono perché conoscono le aziende, prendono i contatti, prendono informazioni, quindi secondo me è una fiera sempre molto carina da visionare. Io anche quando non avevo ancora, diciamo, l'esposizione di Magic Paint, sono sempre andata perché adoravo immergermi, no, negli stili, nelle mode, nelle tendenze, e sono sempre andata in queste fiere. Emma, lo stand me lo ripeti? Dove siamo? Che non me lo sono ancora memorizzato, perché purtroppo è pieno di numeri e cifre, io sapete che ho dei seri problemi. Vi dico subito dove siamo, eh. Padiglione 1 sicuro. Padiglione 1, quindi quando arrivate parcheggiate, se volete venire direttamente a noi per primi, belli freschi, al padiglione 1. E lo stand è il D28 e 27. All'incrocio tra il D28 e 27. Franco, tu devi venire, che non mi ricordo. No. Perché se hai detto che volevi venire, magari vengo. Cioè, ragazzi, Grinch è tutto l'anno, cioè non è che passa Natale e diventa bravo, no, eh? Tu che... Ma non l'ha detto lui? Sì, fare un giro. Fare un giro, vado bene a Milano per fare un giro, vi vedo quella settimana prossima. So yes, also for our English friends, for someone who was asking about Homi, you can find our Magic Paint stand at the pavilion number 1, and the stand is between the D28 and E27. And so yes, as Elisa was explaining, it's a fair for mainly for resellers, but if you are a private client, you can come and have a look at the trends of the moment. And there are many, many people, for example, architects or engineers that actually come to see and to know some new societies. Ecco, non c'entra nulla con, per farvi capire, Creativa di Bergamo, dove si poteva andare a vedere qualsiasi cosa, si poteva acquistare, si vedevano gli workshop. Ecco, qua è molto diverso, qua è proprio più inerente al settore commercio. So yes, it's not like the Creativa Fair where you could actually buy something. Here it's more for the business. Qua intanto ci dicono che il colore è favoloso, Patrizia Ritondata. Grazie, ci dice. Bellissimo. Daniela Gentili chiede, il colore della parete dietro, come si chiama? Elisir, bellissimo. Sì. Elisir Magicuolo, ovviamente. So yes, for someone who was asking about the color of the wall, it's Elisir, the wall line, obviously. Sta meglio così secondo te? La località dell'OMI? Ah, è a Milano, Ro, Fiera. Milano, Ro, Fiera. 11, 12, 13, 14 gennaio. Secondo te è più bello così? O il contrario? A me piace così. No, così mi piace. Sì, sì. Allora, partiamo. Glue. Ah, forse bisogna togliere la pellicola. Ah, è vero. Togliamo solo la pellicola, perché conservata così questa colla, ragazzi, vi dura 10 anni. Invece se la lasciate solamente col tappettino normale potrebbe anche durare un po' di meno. Io invece metto la pellicolina lì, così siamo a posto. Allora, segretino, quando si va su un vetro se ne mette un po' meno,
ok? Vedete che io sto un pochettino lesinando, ne sto mettendo molto a meno rispetto a quella che faccio di solito. Anzi, ho già sbagliato perché qua mi devo fermare, mi fermerò più o meno qua. Quindi ho già sbagliato, ragazzi. Si vede che non c'è, ma non mi supporto. Federica non mi sgrida. So actually be very careful when you are applying molding on actually on a mirror or on the glass. And as Liz was saying, a tip is to use a little less glue. Allora, Paola La Spina che chiede di ripetere l'appuntamento di Rofiera dall'11 al 14 di gennaio, ovviamente. 11, 12, 13, 14. Allora, sì, da qua va bene, devo poi girarlo, quindi meglio che vado ancora un pochettino giù. Quindi da qua, ok, da qua. Ma mi passi solo il Glassex, da qui. Ah, sì. Perfetto, devo andare con la colla fino a qui. Scusi, lei se l'ho disturbata. Oggi non ci vuole, eh. Non avevi capito cosa volevo? No, sono io che ho già fatto una cavolata perché sono andata troppo in su rispetto a quello che volevo. Pulisco. Sì, bravissimo, grazie. Occhio che ce l'hai messo sul braccio. Ma adesso sono tranquilla di dove la vado a porre. Sono partita troppo alta. E voilà! Ecco, se avete notato sul vetro, vai, la colla non ci fa un baffo, però una volta che il fregio sarà attaccato non vi preoccupate che non è vero, non capita nulla. So don't worry, once the glue is hardened and you have applied the molding, it won't actually move. Voilà, iniziamo a scaldare, così attacca. So right now, as you can see, Lisa is heating it up to make it stick very well to the mirror. Non andate comunque troppo vicino perché c'è uno specchio. But always be careful not to be too close to the mirror. Schiaccio un pochetto, non troppo. Ora mettiamo un goccino di colla qua. And as you can see, she pressed a little bit. And now she's adding the broken piece. Pina oggi c'è, solo che è silenziosa perché le ho dato un osso. L'ho inquadrata prima. Ah, perché sembra che non ci sia, ma oggi le ho regalato prima della diretta un super mega osso buonissimo, che lei va matta per questo osso qua. Guardatela, come è goduta. Tutta goduta. Sì, perché sennò oggi era particolarmente agitata. So yes, Pina is here as always, but she is self-entertained with the bone. Allora, Tipoli ci chiede che colla è stata usata per lo specchio. Eccola qua, eccezionale. Uso solo più questa, la Univille di Saratoga. È fantastica. Non secca, non si rovina. Metto quel pezzettino, svito quel tappo, metto la pellicola lì sotto, riavvito il tappo che lo lavo sotto l'acqua calda. Mi dura una vita, si svuota tutta, non si spreca, va bene per qualsiasi tipo di legno, è una colla vinilica, quindi la potete usare anche per altre cose, è una colla eccezionale. As you can see, the glue that she used is a glue from Saratoga, the Univille. It's a vinyl glue and it is it has very high performance and you just should be careful when closing it in using a plastic wrap so that it will not dry. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella di questo reame? Allora, adesso è importantissimo, ma mi passa anche la riga, la riga, la... Sì? No, basta anche, cioè devo andare alla stessa altezza, quindi in realtà... Guarda un po' com'è la stessa altezza. Più in giù. Dici così? Molto a stima. Perché poi sennò viene storto.
qua ho più o meno. Ups. Cosa ridi, Emma? No, è che siamo a 5. Sempre metodi scientifici. 3. E qua siamo a 5 giusti. Quindi in realtà. Ma a noi non ci piace lo scientifico. Sai che così siamo giuste? Voilà. Quindi in realtà 5 e 3. Ok? 5 e 3 e 5 e 3. Dopo là. Oh, ho fatto già una cavolata. Ah, me l'avevi già messo, scusami, volevo. Mi spiace. Volevi aiutarmi, ma oggi sono imprevedibile. No, ma me la prendo da qua, guarda. Da YouTube ci chiedono come mai non hai colorato anche il sotto. Lo coloro dopo, non vi preoccupate. 5, 3, qua. Qua? Più o meno una più in su. Lo faccio dopo, non ti preoccupare. Qua. Sì, ma non sono mai uguali, lo sai. Possono anche avere altre tendenze. Il sotto e il dietro dici di là? Sì, del fregio. Lo coloro dopo. So actually the other part of the molding will be painted after. Vi spiego perché comunque per attaccare un fregio su un vetro non ci metto lo stesso tempo che ci metto per attaccare un fregio sul legno, nel senso che non posso forzare, salute Franco, non posso forzare troppo l'asciugatura perché non posso andare col phon troppo vicino e c'è il vetro e il vetro si potrebbe spaccare, quindi devo usare molta meno calore, andarci più piano, e quindi ho preferito attaccare subito il fregio e fare più in fretta. Lo posso sempre fare dopo, è sempre meglio così che rischiare di rompere lo specchio. Quindi quando voi lo fate, occhio a non andare troppo vicino col calore perché potreste rompere lo specchio. So yes, actually as she was saying before, you should be very careful when you are applying molding on a mirror or on a glass when you are drying it, since the glass might break. And she will actually pay into the underneath of the molding after, once it's well dried. Si può sempre ritoccare, pulire e togliere. Adesso l'ho messo un po' di più di colla in fondo perché almeno vedo cosa mi piace. 5. So you should always do some touch-ups and to correct yourself. L'importante è che partiamo con l'asciugatura di questo fregio, perché altrimenti poi se ci mette veramente troppo è un casino. Allora, vai. Più o meno ci siamo abbastanza, sì. So it's important actually to start and let it dry. Allora, sciacquo un attimo dove sono uscita, sia di qua che di là, perché comunque non devo macchiare lo specchio. Quindi ricordatevi sempre che bisogna sciacquare la colla. And always be careful and remember to remove the excess of glue once you have applied the molding. Anche qua c'è una gocciolina qua. Qua. Mi passi un po' di carta, Franco, visto che ce l'hai a portata di mano. Grazie, Fabio. E voilà. Vedete, se tanto usate la carta, viene talmente pulito lo specchio che è come se voi non foste neanche passati. Non vi preoccupate, anche le ditate o altro, quando usate la colla, non vi preoccupate, la colla di questo tipo viene tranquillamente via. So as you can see by just using a piece of paper, you will be able to clean very well the mirror. Maria ci chiede dove può trovare i fregi. Prego. Yes, you can. Lo dico in italiano, scusa, aspetta. Potete trovare i fregi sul sito, sul nostro sito Elisirom, oppure presso i rivenditori che appunto tengono Voodoo Band e Posh. E dove li trovano i rivenditori che tengono Voodoo Band e Posh? Sul sito magicpaint.com. Ups. www.voodooband.com. C'è un sito da me mantenuto che si chiama www.voodooband.it del sito italiano per gli importatori Voodoo Band, e c'è una cartina dei rivenditori italiani che vi elencano esattamente chi ha i fregi e chi no. Quindi, come vi dicevo prima, ci sono dei rivenditori che hanno i fregi che non sono Magic Paint, non c'entra nulla con Magic Paint, Voodoo Band dal punto di vista marchio.
Niente, oggi Franco è un po' così, un po'... Sabotarci. Sì, si vuole sabotare oggi. Ci odia, ci sabota. Ma no, è bravo, stai fermo, vai a farti un caffè. For someone who was asking where to find these beautiful moldings from Woodbend, you can find them on our website, elisirom.com, or you can find them at our resellers that actually sells them. And you can find the resellers on the website www.woodbend.it. Emma, vieni qua per favore un po', grazie. Abbiamo Solly che ci saluta. Hi Solly! Hi Solly! Su questo sito ho trovato una cartina molto molto dettagliata dove ci sono tutti i rivenditori che hanno deciso di rivendere appunto il fregio. Il fregio lo può avere anche un, che ne so, uno studio di architetti in centro a Milano che ha deciso di offrire al proprio cliente che vuole fare restyling di un hotel, per dire, il marchio Woodbend. Ecco, chiunque può avere la rivendita Woodbend o Posh, ok? Mi devi per favore sciacquare bene il contorno. Pennello, acqua sporca, ti conviene cambiarlo magari. Io asciugo un po' il fregio. So on the woodbend.it website you can find a very detailed map where you can find the position of the sellers who sells Woodbend. Ti conviene usare Glassex poi, perché sennò fai solo spostando. Ed è un pasticcio. Allora, dovrebbe essere ben attaccato di qua. Adesso poi andiamo a lavorare anche di là. Continuo a chiamarlo Glassex. Non è Glassex, è un multiuso per i vetri. Per quello che subito non ho percepito. Sai che vuoi? Abbiamo dell'acqua pulita. E questa qua è sporca di colla e ce la continuiamo a spalmare. Ok. Allora, prima di passare al momento di decoro, questa è la cosa qua la dovete fare bene, 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 bene. Quindi passare solo più la carta in bene, sì, per togliere gli ultimi difettini. Ma guardate che è proprio bellino, guardate come viene bene, pulito, 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 pulito. So before starting the decoration, be very careful to clean everything alongside the molding. Abbiamo anche Alessandra Elia che ci sta guardando oggi, che ci saluta. Ciao Ale, spero tutto bene a casa o meglio. E dice che invidia molto i tuoi ricci. Wow, grazie. E non sono curati quando sono così, che non ho avuto tempo, quindi li lascio molto incolti, in realtà è peggio. Però a me piace anche un po' l'incolto. Ci tengo tantissimo, prima di fare la parte finale, a farvi vedere come rimane questo pepper blu con il pigmento, perché è veramente bello. So now you can see how beautiful it is the patina on the pepper blu. È bellissimo, cioè pepper blu con questa patina è meraviglioso. As you can see it's very beautiful. Se vi siete dimenticati qualche angolino non colorato, passateci con la patina e li sistemerete sicuramente. And if you happen to have left some spots unpainted, uncolored, you can use the patina and you will be all right. Da TikTok c'è chi si è collegato solo adesso e ci chiede cosa stiamo facendo. Stiamo rendendo uno specchio che purtroppo era squadrato, bruttino, quasi un pezzo che sembrava rotto, dimenticato. Delicato, elegante, quasi perfetto per una bella pettinosa elegante. Adesso vi do poi due alternative di finitura, perché secondo me è molto personale questo tipo di finitura. So to sum up a little bit for someone who arrived late, Elisa is actually decorating and making beautiful a squared mirror, which was pretty ugly. Ci mettiamo un attimo. And so as you can see, it will be very modern and it will be perfect also for a pettinose, for example. Vedo ancora tanto bagnato. Sì, stavo facendo l'interno. Ok. Ma hai schiacciato? Sì. E io non avevo schiacciato molto, capito? Per questo, sì, proprio sì, per evitare che uscisse. Ho visto che usciva un po'. Ma tu non devi schiacciare troppo sul vetro, capito? No, ma non tanti. Cioè, un pochino sì, perché usciva. È meglio che tiri, capito? Vai.
Io te lo bagno, tu togli. Mi vuoi sabotare anche tu come Franco? Siete in due oggi, vi siete messi d'accordo? Tu Franco Men? Non farei mai. Allora abbiamo vai. Rosanna e Valeria De Rosa che ci chiedono che colore stiamo usando, il colore della patina. È fantastico, guardate come sta bene. Dimmi il nome, Blu di Prussia. Prussian Blue. Prussian Blue, sì. Scusa, Sì, no, non mi sono voglio permettere di... No. Sai com'è ultimamente? Meglio non rischiare con questi traduttori che sono un po' caldi. Vero? Se mai si arrabbiano. No. Ah, wow, Federica, scherzo, eh. Allora, Emma finisce di pulire, però bene, perché a me tutte queste cose in giro non mi piacciono così, proprio guarda. Perché... Devo fare prima il bordino. Lo so, ma anche qua mi urta perché è un po' come dire, quando, sai quando non è simmetrico, che inizia a rompere le scatole, è uguale. Allora, guardate qua che bello che è, questo Prussian Blue. So you can see again how beautiful it is, the Prussian Blue. Durante le feste, più di una persona mi ha chiesto se poteva con i fregi, appunto, salvare degli specchi che aveva in casa. Non mi piace, è troppo moderno, è anni 80, come faccio a renderlo più attuale? È rotto, ho una brutta crepa, posso metterci un adesivo? Allora, ragazzi, se c'è una crepa su uno specchio, l'adesivo ne può ben poco. Potrei ancora capire lo stencil materico, con una pasta un po' materica. Ma a sto punto prediligete l'idea di un fregio. Lo fate aderire ed è bellissimo. So for someone who was asking about, for example, if you have a cracked mirror, how you can cover the crack and how you can fix it, maybe using an adhesive. As Elisa was saying, as you can see, also using a molding is much more better and much more beautiful also. Intanto, Paola La Spina ci chiede, dopo la patina non va la protezione? Potete mettere tranquillamente la cera. Io metterò poi la cera, senza problemi. Ma non è tanto la patina che vuole la protezione, perché la patina può anche stare senza protezione. Il fatto è che io non ho protetto Magic Paint, ok? Quindi facendo in questo momento un dry brush con la patina, avrò sicuramente bisogno di proteggere i punti che non ho protetto, perché altrimenti un domani non sono spolverabili, lavabili o quello che è, ok? So to protect everything well, mainly the Magic Paint, Elisa will use the wax, so it will be washable after. Guarda come si muove l'osso. È intrattenuta. Avete visto come l'ho fregata oggi? No, perché ragazzi, voi non avete idea di cosa hanno combinato questa settimana, cioè, robe da pazzi, A parte che morde i miei figli come se fossero i suoi giochini privati e loro hanno imparato a ribellarsi, quindi... Allora, prima alternativa. Mi piace così, sono un tipo delicato, elegante, l'ho reso leggermente più elegante, lo voglio proprio tenere così. E secondo me, è già asciutto, sì, d'appoggio è già bellissimo. Cos'è? Non so. Ah, il fogliettino che sarà appiccicato. Quindi è passato già dall'essere uno specchio quadrato normale, dall'essere uno specchio che può essere appoggiato tranquillamente e guardate quanto è bello, quanto è elegante. So now you have two options, the first one if you want to just... The mirror to be like this, you can just use it to and lean it on the wall. Questo può essere usato per qualsiasi cosa, che ne so, avete uno specchio ovale, ancora più bello, un qualsiasi tipo di specchio che voi abbiate, lo potete rendere una roba del genere. Adesso però voglio fare l'ultima cosa, questi qua erano pigmenti o patina, mi dai la patina argentata? Perché prima ho detto, ci sono persone che amano più la discrezione e persone che invece sono un pochettino più, diciamo, brillanti, quindi... Voglio far capire come con le patine si possono raggiungere entrambi i livelli. O pasta o patina. Patina non ce l'abbiamo aperta, abbiamo la pasta. Argento. Perlato, argento, brava. No, il problema non è aperto o chiuso, il problema è che la voglio proprio così. Grazie. C'è anche un buco, questa è più chiara. Più chiara. Ce l'ho già, Emma. Prima di ritirarmela me la devi richiudere bene e pulire bene i bordini, sì. Per favore, che qua ogni volta ce ne dimentichiamo e ciao. Per chi Solly vuole, sì. Ci ha commentato, sì. Ha detto che l'ha ispirata molto per quanto riguarda alcune tecniche per la wall da fare magari domani con la Magic Wall e il blu di Prussia. Wow, sono con contenta. Qualche stencil. Dilli che Solly tu non hai ancora il pepper blu versione wall, quello è veramente eccezionale, se vuoi te lo mando.
So yes, Sally, actually Elisa is saying that you you do not have the paper blue in the wall lines, but if you want it, we can send it to you. Guardate quanto sta bene l'argento leggermente steso sopra il blu di Prussia e sopra il paper blu. Cioè, è una sfumatura eccezionale, guardatelo. Oh, è troppo bello. And you can see how beautiful is the silver color, the silver paste on the paper blue and on the patina. It is very elegant. Cosa sta facendo, una malata di pulito? No, ho rotto qualcosa. Cosa hai rotto? No, roba sua. La sua lampada. Con la colla? Sì. Art attack, sta facendo qualcosa di... No, era tutto il cartone, si era rotto, guarda. Cose sue, comunque. Ho detto, sta facendo la malata di pulito. Guardate che bello, è bellissimo. Non parlavo della tua lampada, parlavo della mia blu di Prussia. Bello, bello, bello. Provatelo, paper blu, Prussian blu e... Questo, vabbè, è un argento, non mi ricordo più, ho perso il pezzettino. Il silver classico. Io, vabbè, io la pasta, però guardate anche una patina. Troppo veleno. So you should absolutely try a combination with pepper blue, blue Prussian and the silver paste. Allora, se volete, i piedini li potete lasciare come sono. Quindi così dritti, d'appoggio. Altrimenti potete fare anche una cosa molto carina, che potete scaldarli, avvicinarli, mettere una catenella per poi appenderlo, o altrimenti potete anche prenderli, piegarli all'indietro, in modo che siano piegati all'indietro e sia ancora più regale. Quindi qua sta a voi capire come mettere i piedini. Però mi piaceva darvi l'idea che un fregio semplicissimo, fatto a coppia come questi, può diventare il sostegno di uno specchio che o non ha più la cornice, o è rotto, o è troppo moderno e voi avete cambiato lo stile di casa, o niente, è uno specchio senza cornice, senza mettere la cornice. Chi l'ha detto che lo specchio deve avere per forza una cornice? Ma siete voi a poter dare un supporto differente, renderlo quasi nuovo. So yes, here as Elisa was saying, you have some options. È un disturbatore cronico quello. To actually roba. Finish, and you can decide what to do with the part that are actually outside the mirror. If you want to maybe to use a string to hang it, or if you want to bend them and to use them as little legs, or if you want to leave them like that. È delicatamente più grande, cioè più grande l'impatto, perché comunque è leggermente più accentuato, però a me piacevano entrambi. Mi piaceva solo prima che aveva il Prussian blu, quindi blu su blu, molto elegante, e adesso che ha un goccino di argento. Ripetiamo, volete cambiare la cosa? Lasciate i fregi più indietro, più lunghi, li unite scaldandoli, mettete una catenella e lo potete appendere, perché una volta che è appiccicato sta lì, non si spacca. Oppure, se volete... Potete prendere il phon, scaldate, lo girate indietro, rimane proprio nascosto dietro, oppure come un piedino, e può essere ancora più carino messo così. A me piace un sacco. So again, as you can see, this is very elegant. Togli le manate, va. With the silver touch. And as Elisa was saying, again, you can maybe bend a little bit the molding and use a string to hang the mirror on the wall, or you can bend over the legs, the little legs, and just have the mirror like that. Avevamo anche una domanda sulle sì? patine, sempre, di Valeria De Rosa, che chiede se si possono passare direttamente su specchio o vetro le patine. Allora, non so molto quanto ti possono poi resistere se lavi, perché la patina è proprio come se fosse... una crema pastosa, se la metti su una cosa lucida ho paura che poi dopo quando lavi va via, quindi ni. Che cosa volevi fare tu, se posso darti un altro consiglio magari, dimmi un po', se posso intanto aiutarti. Ci dicono che è molto bello, anche Solly ha apprezzato molto, dice bellissimo e che è molto elegante. Grazie. Ci dicono anche. Ogni tanto non dovete pensare come il fregio fa pacchiano, oppure la pasta metallica, magari è troppo. Certo, se mettiamo 80 paste è normale che sia troppo, se mettiamo dei fregi troppo grandi è ovvio che è troppo, però anche in un ambiente molto moderno, molto minimal, un dettaglio può cambiare completamente. Se avete degli specchi del genere che sono piccoli lì, non sapete come metterli né capo né coda, potrebbe essere una buona soluzione, ok? Però secondo me sta molto bene su un ovale, bello. Adesso, io oggi la finisco qui perché devo andare a fare un sacco di cose per domani, che vado in fiera a Milano, e questa qua mi sta già guardando male.
So right now we will stop there because Elisa is very busy in doing some things for tomorrow for the fair. Ma io ho un secondo specchio. Oh yes. E sono sicura che settimana prossima faccio vedere l'altro progetto grafico. Okay, but there is actually a second mirror, and so maybe next Monday you will see the other project. Ok, allora ripetiamo tutti quanti. Se domani avete voglia di venire, domani, ciao, giovedì, venerdì, sabato, domenica, 11, 12, 13, 14. Mm-hmm. So you will find the Magic Paint stand at the Homey Fair on the 11th, the 12th, the 13th and the 14th. Siamo noi come espositori, potete venire a chiederci la rivendita per Postchalk, Voodoo Band, Magic Paint, ok? Quindi in realtà è una vendita riservata solo ai grossisti, quindi alle persone che hanno negozi, le persone che sono il dettaglio, il pubblico non è per voi questa fiera, è solamente per chi è un negoziante, per chi vuole diventare rivenditore, che sia Magic Paint o che sia appunto Voodoo Band o Postchalk, quindi venite e che parliamo. So you can... Qualsiasi negozio, mm-hmm. che voi abbiate una... frammenta, che voi abbiate un negozio di arredamento fighissimo, che voi abbiate un colorificio, mm-hmm. quindi anche altri tipi di vernici, perché vendete colori in generale, venite. So if you are a shop owner and you're interested in become a reseller for Magic Paint or Voodoo Band, you can come and talk to us and we will have a little chit chat about it. And so yes, you can actually come and see us and see what we do. Ok, salutiamo? Yes, bye! Salutiamo? Pina! Pina! Ciao. Questa cicciona. Visto che è tutto il giorno che disturbi, vieni a salutare. Dai, Edoardo, che disturbi. Questa grassona. Anche Franco è venuto. E certo, suona il telefono, rompe la lampada, no, fa casino. L'aggiustata. Ah, l'aggiustata. Guarda che bella, bellissima. Pina e tutta la comunità vi saluta. Fabio, non saluti? Questa grassona. Guarda che è ingrassata. Ciao. L'unico modo per farla stare brava è l'osso. Bye bye. Bye. Stai qua brava adesso che devo ancora fare tante cose.